A vedere una piazza così piena, non la vedevamo probabilmente dagli anni 70. Significa che qualcosa sta accadendo anche nella nostra regione. In questa manifestazione ho visto tante persone diverse che fanno lavori diversi o che non hanno lavoro. Ci sono gli operai, ma ci sono anche i pensionati, ci sono gli studenti, ma ci sono anche i medici, ci sono i giornalisti. Siamo tutti insieme che diciamo la stessa cosa, così non si può più andare avanti. Noi ci occupiamo di informazione, dovremmo dare l'informazione anche su questa manifestazione. A livello regionale ci sarà sicuramente, ma cosa pensate che passerà di questa manifestazione sui telegiornali nazionali, posti sotto il rigido controllo di una persona che conosciamo bene? Noi diciamo che questo stato di cose deve finire al più presto, che tutte le manifestazioni devono avere lo spazio. Abbiamo lanciato uno slogan, riprendiamoci la RAI, significa che la RAI deve essere veramente servizio pubblico, deve essere di tutti. E quando diciamo riprendiamoci, diciamo che tutti ce la dobbiamo riprendere. Dobbiamo sentire dal servizio pubblico una voce che ci rappresenti, che rappresenti tutte le espressioni davvero e non solo qualcuno, non solo i predicatori di una parte. Siamo stufi di questa situazione, vogliamo più spazio anche a livello nazionale. I problemi della Sardegna sono sempre in secondo piano, si parla solo di cronaca nera e mai di manifestazioni come queste. Dobbiamo dire basta, aiutateci a farlo. Io credo che da questa manifestazione possa essere un segnale, possa venire anche un segnale forte in questa direzione. Grazie CGL, CISL e UIL. Grazie.